Buon venerdì ai nostri amici vegani, vegetariani, ma anche ai nostri amici curiosi e appassionati di cucina. Bentornati da Letizia Monaco. Ciao, ben rivisti anche a voi. Allora Letizia, siamo in pieno clima natalizio, però le nostre ricette non c'entrano niente con Natale, perché noi vogliamo comunque continuare a proporvi dei piatti che vanno bene sempre e anche per Natale, certo, di conseguenza, vero Letizia? Certo. Allora, oggi siamo nel vegano o nel vegetariano? Oggi siamo nel vegetariano e con un'insalata, diciamo così, dove ci sarà anche del formaggio, però. Okay. Diciamo che c'è del formaggio e c'è anche dell'insalata. Ok, 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 bene, bene, mi piace questa cosa. E per restare un po' in tema natalizio utilizzeremo dei datteri, visto che in questo periodo girano nelle nostre case e magari non sappiamo che cosa farci. Esatto. Se non mangiarli, esatto, così, nudi e crudi. Ma devo dire che tu i datteri me li hai utilizzati più e più volte in alcune ricette e veramente mi è piaciuto come li hai proprio proposti, perché possono essere utilizzati in mille modi piuttosto che mangiarli semplicemente così. E siccome, come dice la nostra chef, in questo periodo inizieranno ad arrivare cesti con frutta secca, albicocche secche, datteri eccetera, allora noi magari possiamo riciclarli. Ok, allora di che cosa abbiamo bisogno? Allora abbiamo bisogno di insalata, in questo caso utilizziamo del radicchio e delle puntarelle, insomma cosa un pochino amare, così poi andiamo a bilanciare col dolce dei datteri, una pera, come formaggio abbiamo scelto della robiola, però potremmo utilizzare insomma quello che più preferiamo. Okay. Comunque qualcosa da fare alla piastra, quindi che un pochino fonda. Anche un primo sale volendo? Anche un primo sale volendo, anche un pecorino se qualcuno vuole usare con qualcosa di più forte magari. Okay. Se la sente, limone. Antonio Di Giovacchino per esempio sono certa che lo farebbe pecorino. Con il pecorino. Ciao Antonio, beh scusa, prendiamo in giro anche a te ogni tanto, perché tu prendi sempre in giro Letizia. Sono cattivissimi con me, sono cattivissimi. Mi bullizzate? Dai, racconta, che facciamo? Mi mandano sempre delle foto quando registrano da Antonio con pezzi di carne, carcasse, foto e video anche, foto perché anche video. Qualche video mi arriva. Ah, vabbè, con la ci divertiamo, dai, ci divertiamo Letizia. Va bene. Senti, allora, poi, abbiamo detto limone, senape, e sale e pepe e datteri. Datteri che abbiamo precedentemente messo un po' in acqua calda, così si sono ammorbiditi. Sono belli questi datteri. Sì, questi sono già di per sé molto morbidi di loro, buoni, molto carnosi. Bene, iniziamo. Allora, intanto mettiamo la padella a scaldare, padella o piastra, insomma noi utilizziamo. Possiamo mettere già il formaggio a fondo. Ok. Quindi lo dobbiamo scottare. Lo dobbiamo scottare, sì, poi chiaramente a seconda del formaggio rendiamoci conto un po' dei tempi. Allora, prendiamo il nostro radicchio. Questo è il radicchio trevigiano, giusto? Sai che anche Antonio Di Giovacchino utilizzava questo radicchio, però ci ha fatto un risotto. Vedi quante similitudini abbiamo, vedi, io e Antonio, non l'avessi mai detto. Sembrate due mondi così distanti, in realtà così vicini. Capito? Allora, così, mettiamo il radicchio qui dentro. Le puntarelle io le ho pulite prima, le ho tagliate, le ho messe in acqua fredda col limone, quindi si sono arricciate. Che belle. Okay. Mettiamo anche loro qui. Le puntarelle sono buonissime. Sono buoni, se piacciono, sì, se piace il sapore amaro, a te piace, quindi... Sì. Allora, tagliata la nostra insalata, tagliamo anche la pera. Tu vai a bilanciare con la dolcezza della pera però in questa insalata. Sì, un pochino sì, poi chiaramente anche con la crema di datteri. Eh sì, infatti, belli questi abbinamenti. Poi non lo so, nella tua cucina c'è sempre un tocco orientaleggiante, a me piace tanto. A me piace tanto anche a me. Si vede, si vede. A parte che secondo me abbiamo tanto da imparare della cucina proprio orientale. Tante sì, tecniche. Ma uno può prendere degli spunti chiaramente, poi non per questo uno deve rinnegare la cucina italiana, esatto, o i sapori italiani, insomma, però. Infatti, infatti, bisogna sempre ispirarsi, e fare nostre le cose che magari vediamo e poi creare. Allora, procediamo a creare, a fare la salsa di datteri. Allora, prendiamo il dattero e semplicemente gli togliamo il nocciolo. Dobbiamo togliere giustamente. Sì, perché dentro c'è il noccio, quindi. Guarda quanto sono belli questi datteri. Questi sono bravi carichi di zucchero. Sì, decisamente sì. Noi adesso ne abbondiamo un pochino, perché altrimenti non riuscirei a frullarlo. Okay. Quindi, però, insomma. Mettiamo la senape. Un po' di limone, quindi abbiamo messo datteri, senape, succo di limone, mettiamo dell'olio, un po' di olio,
quindi adesso andiamo a frullare. Ok, quindi dovremmo ottenere una salsa. Una salsa, sì. Certo, i datteri in salsa. Insomma, è... Proviamo, vediamo se. Sì, no, è inusuale come. Sicuramente saranno buonissimi. Un pochino d'acqua, poi sicuramente sarà da correggere la consistenza. Tutto questo piano piano si sta sciogliendo. Quindi possiamo dire che ci siamo? Sì. E andiamo con il nostro frullatore. Controlliamo perché, ecco, aggiungiamo altro liquido. Ok, quindi deve diventare proprio una crema. Deve diventare una crema, sì. Ok, quindi non devono rimanere i pezzetti. Sì, l'ideale chiaramente sarebbe farne in quantità più grandi perché, okay, perché ovviamente è difficile, certo. Sì. Però secondo me anche se rimane qualche pezzetto è buono uguale, anzi dà proprio quella... Ah, che vedi bella. Che è già diventato molto più cremoso. Allora, sì. Diciamo che ci possiamo accontentare di questo, sì. Quindi con questa salsa andiamo a condire la nostra insalata. Sì, poi. Sì. Wow, anzi, la mettiamo direttamente sopra il formaggio. Ok. Allora, andiamo a condire l'insalata, quindi mettiamo del sale, pepe. Dici, non è natalizio questo piatto? Secondo me invece come antipasto delle portate... Sì, nel senso che chiaramente, come ti dicevo, i datteri, ecco, c'è un po' un richiamo. No, ma dico, magari anche per il pranzo di Natale o ma anche sì, per la vigilia. Ma sì, noi siamo abituati a pensare a dei piatti molto classici per molto il Natale. Molto tradizionali. Esattamente. Però voglio dire, se noi facciamo un primo piatto tradizionale possiamo sfiziarci con l'antipasto diverso, no? Perché no? Quindi questo anche come antipasto, magari messo al centro, un bel tagliere di salumi con questa cosa. Però ci sta Letizia. Ma certo, mi mancherebbe. È bello come la cucina veramente può mischiarsi e veramente cambiare veste da un momento all'altro ed essere sempre attuale, vero Letizia? Sì, sì. Ok, allora. Poi a me sinceramente i tuoi piatti piacciono da pazzi, io sono... Io onnivora, però adoro le verdure e tu, essendo specializzata in questo, veramente crei degli abbinamenti molto invitanti che a me piacciono tanto. E tu sei costretta ad ingegnarti, quindi magari ci fai delle proposte diverse che noi non... Anche non volendo devo fare, certo, per forza. Allora, mettiamo il nostro formaggio. Wow, che profumo. E mettiamo la nostra salsa di datteri. Che bello, Letizia. Quindi la salsa la andiamo a mettere sulla robbiola. La andiamo a mettere sulla robbiola. Ok. Ok. Sì, direi che ci siamo. Ecco, poi se la vogliamo più fluida, che magari scivoli anche sotto, magari con se la facciamo in grandi quantità, okay, sicuramente riusciamo a... Mazza che frullarla bello. Meglio. Ecco, questo veramente già lo immagino, messo al centro, un po' ognuno si taglia il suo pezzo e sì, uno potrebbe anche fare già il formaggio a spicchietti magari, sì, dopo che ognuno se lo prenda. Infatti, quindi sì. Questa praticamente è una dose per un paio di persone. Sì, questa quantità di formaggio è sicuramente abbondante per una persona sola, decisamente. Ok, sì. Quindi per un paio di persone, poi se volete preparare questo piatto per più persone basta aumentare la quantità di robbiola, vero? Grazie Letizia per essere stata insieme a noi, grazie per questa ricetta e grazie ai nostri telespettatori. Vi aspetto domani sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo con le nostre ricette gluten free. A domani. Ciao. Utilizzo di vitamina C dal nostro organismo è molto maggiore dalla verdura e frutta fresche rispetto dagli integratori alimentari. Vitamina C è molto delicata ed è importante come va preparata verdura e frutta. Va fatta all'ultimo momento utilizzando meno possibile metallo come ciotole, come coltelli, perché contatto di vitamina C e metallo distrugge questa vitamina.